Arezzo, capitale della musica corale, è stata infatti l'associazione Vox Accordis a portare in città l'Accademia Corale Italiana. È un progetto formativo, l'associazione Vox Accordis opera da anni, dapprima in associazione con i cori della Toscana, poi con la Fondazione e poi altre realtà nazionali, opera nel settore della formazione dei direttori di coro, dei cantori e dei compositori. E quindi quest'anno abbiamo fatto partire questo progetto, abbiamo 34 direttori iscritti, seguono lezioni di docenti che arrivano da tutte le parti del mondo, seguono lezioni con me e altri docenti anche aretini e cantano con alcuni tra i migliori cori del territorio italiano. Quindi è un momento formativo, però ogni momento formativo finisce con un concerto e quindi anche ad agosto abbiamo riempito la chiesa di San Michele di 4 concerti. Mercoledì 23 agosto, infine, appuntamento in cattedrale. Per un concerto nell'ambito dell'inaugurazione del nuovo organo della cattedrale, un concerto voluto dal Vescovo Fontana, in cui faremo la messa di Liszt, la Via Crucis di Liszt con l'organista Eugenio Maria Fagiani e il baritono Roberto Locci.